L'estate fanese è caratterizzata da una serie di eventi che servono per animare la città di Fano. Che cosa le è piaciuto di più di questi mesi? Ma vediamo, tanta gente per strada, con gli eventi fanno jazz. Che cosa consiglierebbe all'amministrazione comunale se dovesse, per migliorare la situazione? Ma non mi piace tanto la confusione, per dire la verità, però è un bene per la città, l'accettiamo. Su che cosa punterebbe ancora di più per migliorare, per fare in modo che la gente venga ancora di più ai nostri eventi? Ma sicuramente la città ordinata, pulita, poi l'accoglienza, senz'altro, e la sicurezza. Fano come la trova? È molto molto carina, molto. Rispetto anche a Pesaro la trovo migliore. Voi siete milanesi, però da tanto tempo venite a Fano. Che cosa apprezzate di più del nostro territorio? Ah, sicuramente il centro storico, la spiaggia è molto pulita. Ci piacciono gli eventi, la festa della birra, ci piace anche tutto quello che ci sta intorno. Andiamo spesso ad Assisi, a Cattolica, quindi Fano è centrale, è molto bella, sì. La storia di Fano è molto interessante, perché parte dai Romani e finisce poi nel Medioevo. Così, poi ci sono tanti vari eventi a livello storico del paese. È curioso, è una bella cosa. Diciamo. Ecco, se doveste dare un consiglio all'amministrazione comunale per migliorare ancora di più e per promuovere il territorio? Sicuramente toglierei i bidoni dalle strade, i bidoni della spazzatura dalle strade. Noi è da parecchio tempo che non li abbiamo più. E probabilmente per loro è molto difficile perché ci sono tanti turisti, però sono veramente brutti da vedere. E una soluzione c'è, quindi secondo me si può fare. E poi ho visto che hanno ancora i sacchi neri, che le persone mettono ancora fuori i sacchi neri. Noi abbiamo i sacchi trasparenti, abbiamo il chip sui sacchi e ognuno è responsabile della spazzatura che butta, e quindi secondo me questo sarebbe un passo avanti. Aumentare i parcheggi, prima cosa, perché c'è una grossa carenza di parcheggi. Ma gli eventi di Fano gli sono piaciuti? Ha partecipato? Sono un po' di fronte a Senigallia, che è molto più avanti, ci sono manifestazioni da non paragonare a quelli di Fano, assolutamente. Ma che cosa ci manca? Manca un gradino più avanti, cioè andare più avanti, un qualcosa più di sostanzioso. Ma anche a livello culturale? No, a livello turistico, a livello di manifestazione, a livello più... divertimento, musica... tante altre cose, no? Lei cosa farebbe? Più divertimento per la gente, che ne ha proprio bisogno. Anche i giovani soprattutto? Sì, sì, naturalmente, in generale, no? I divertimenti, uno c'ha un po' la musica alta, il vicino che reclama. Cosa reclami? Cosa reclami? In altre città, in altri paesi non reclamano. Questo è il periodo del divertimento, la gente si deve divertire. Le sono piaciuti gli eventi di quest'estate? Tantissimo, tantissimo, bellissimi. A me, io sono una fan sia del Carnevale, della Fano dei Cesari, qua, in giro per fan. Io tutti gli eventi faccio. Del Carnevale estivo che cosa ne pensa? Che è un paio di anni che non si fa più. Si potrebbe rifare, benissimo, sì, perché attira gente e poi è sempre un qualcosa per Fano, qualcosa che dà di più. L'evento più bello sicuramente la Fano dei Cesari, che è spettacolare e io non lo cambierei perché per me è bellissimo così com'è. L'unica cosa, si potrebbe migliorare la fiera di Fano, che ci sarà la prossima settimana e tutti gli anni è un evento che secondo noi è mal organizzato. Infatti non so se avete notato che ogni anno l'affluenza è sempre più bassa. Cercherei di abbassare il prezzo che viene richiesto a noi ambulanti per poter lavorare, per incentivare anche a nuovi ambulanti ad entrare nella fiera di Fano. Invece del carnevale estivo, secondo lei è una cosa che manca? Si potrebbe fare, sarebbe una cosa molto carina da valutare, perché poi comunque il Carnevale di Fano è uno dei carnevali più famosi d'Italia. Riproporlo in estate sarebbe una cosa molto carina, io penso.